Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa parlando di gioia. Tanto session. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa parlando di gioia. We left last week we speak about joy. Faccio la traduzione prima che arrivi il traduttore. E avevamo visto che la gioia nel 2018 la potevamo vedere, l'avremmo dovuta cercare in Cristo. And we saw that the joy in 2018 we must first search in Jesus Christ and in the faith in Him. E andiamo a tradurre. Avevamo visto che la gioia doveva essere cercata, doveva essere desiderata, che la gioia veniva dal fatto che eravamo stati riscattati gratis, gratuitamente, e che il Signore aveva disseminato il percorso della nostra vita di buone opere, di azioni che noi dovevamo fare e praticare per poter allenare i nostri muscoli spirituali. Perché la vita non è questa. Questa è la preparazione della prossima vita. Allora, tu potresti dirmi, ok Marco, ho capito, allora la salvezza è gratis, non dipende dalle opere, ci sono opere che mi allenano per la vita eterna, per cui se decido di impegnarmi sarò salvato e allenerò i miei muscoli, ma se credo in Gesù e decido di non impegnarmi, semplicemente sarò salvato e non mi allenerò. Tutto dipende da me, vero? Potremmo essere portati a pensare questo, magari fosse così, magari. La realtà dei fatti è una storia completamente differente, perché se fossimo soltanto noi tutto sarebbe a posto, dipende da me, se tutti quanti fossimo credenti, ma il problema è che noi viviamo in un mondo di non credenti. Quello che voglio affermare è che le situazioni dipendono da quello che mi circonda. Che quando decidi di accettare Gesù, non ti aspettare che ci sia tutto il mondo che fa la ola, cioè, oh, trovato Gesù, bravo, brava che hai accettato Gesù. Tutt'altro. Ci sarà tutto il mondo, gran parte del mondo, non tutto quanto il mondo, che ti dirà, ma che stai a fare? Ma che è Gesù? Ma che è adesso sta fede in Gesù? Ma lascia perdere, ma chi te lo fa fare? Lascia perdere. In realtà il mondo farà di tutto nel 2018, nel 2019, nel 2020, tutti quanti gli anni che vivrai, per scoraggiarti di seguire Gesù. Qualche volta lo farai in maniera molto diretta. Sei scemo? Se credi a Gesù sei scemo, è una favola. Si sa che ha inventato Gesù, non è mai esistito. Gesù non è mai morto. La croce è un'invenzione dell'uomo. Ma attenzione, molte volte l'attacco verrà in maniera molto più subdola, molto più così vaga. Magari da persone che sembrano credenti, dicono, ah sì. Dio, è bene che segui Gesù, è bene, però ci vuole, sai, ci vuole dell'altro che Gesù. Oppure ci saranno quelli che dicono, ah sì, Gesù, la fede in Cristo è importante, ma non è l'unica via, ci sono altre vie che ti portano a Dio. Allora, qual è lo scopo di tutto questo? Vi siete mai immaginati perché? Perché? C'è un semplice motivo. Il mondo cercherà di togliermi la gioia di seguire Gesù. Il mondo cercherà di trasformare il seguire Gesù in una cosa pesante, in una chiesa, una cosa piena di obblighi, in una cosa piena di doveri e mai di gioia. Farmi più
schiavi tutte le regole un'altra volta, ancora un'altra volta. Bisogna piegarsi in questa maniera, pregare a quel monte, lavarsi le mani qua, mangiare questo, non mangiare quell'altro, svegliarsi, eccetera. Sapete, questa è una tecnica di distrazione, si chiama tecnica di distrazione, e questa tecnica è vecchia quanto il mondo. Perché vi dico questo? Vi ricordate il giardino dell'Eden? Vi ricordate l'albero con i frutti? Quelli che Dio aveva detto, fai quello che ti pare, ma quello no. Quello no. Vi ricordate il serpente che cosa dice ad Eva? Non è che il serpente va da Eva e dice, ma che stai a dire? Ma Dio non esiste. Ma Dio non è, che perché non poteva, in quanto Eva e Adamo conoscevano personalmente Dio. E non gli dice, ma Dio, ma lascia perdere, che lui non è proprio il capo qua, sì, è uno, è un personaggio all'interno del paradiso. Non gli dice così, ma gli dice, davvero Dio ti ha detto questo? Oh, ma lo sai che quello che ti ha detto Dio non basta? Lo sai che quello che ti ha detto Dio non è sufficiente? Ma se tu vuoi essere veramente felice, se vuoi essere veramente felice, allora dovrai fare questo. L'ha distratta. Dio gli aveva detto una cosa, il serpente l'ha distratta a fare un'altra cosa, dicendogli, se tu vuoi fare, se tu vuoi avere la felicità, devi fare oltre quello che ti dice Dio. E la tecnica è la stessa, è perpetuata. Viviamo in un mondo che non è solamente fisico, sapete, non siamo qua soltanto col corpo, ma è soprattutto spirituale. Mi dai la prima slide, questa è Efesini 6, 12, dice così, il nostro combattimento infatti non è contro sangue e contro carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. C'è una realtà spirituale. Ora, di questa realtà c'è chi è consapevole e c'è chi non è consapevole. C'è chi sa che Dio esiste, che c'è una vita oltre questa vita, e c'è altri che pensano che Dio non esiste e che la vita è tutta qua. Per cui c'è chi crede in un futuro dopo e chi crede che la vita è soltanto questa qua. Allora, secondo voi, a chi saranno rivolti maggiormente gli attacchi di quel famoso serpente di Satana? A quelli che non credono in Dio o a quelli che credono in Dio? Non dovrei farmi nemmeno la domanda. Satana non è occupato, non è preoccupato di quelli che non credono in Dio e non cerca di rubare in casa sua. Satana cerca di rubare quelli che credono in Dio, di distrarre quelli che credono in Dio. E vi ho detto che è una tecnica antica quanto il mondo, perché ne troviamo tracce già negli scritti della Bibbia, Genesi, ma anche nel Nuovo Testamento. Oggi vedremo alcuni passi del libro di Colossesi. Colossesi è un libro che mi piace tantissimo, sarà la quinta, sesta predicazione che faccio su Colossesi. Perché mi piace Colossesi? Perché a Colosse c'era una chiesa piccola. Colosse, tanto per darvi l'ambiente dove si svolge la lettera. Colosse era una città che era un ponte tra l'Oriente e l'Occidente, era una città dove c'erano gli scambi commerciali. Era stata molto più famosa negli anni passati di quello della Colosse attuale, ma comunque era una città grande, era una città cosmopolita, perché c'era, essendo un punto di collegamento, vicino c'era Laodicea e c'era Ieracoli, che erano due città enormi. Laodicea, tra l'altro, che è pure citata
nell'Apocalisse. In questa città c'erano tanti scambi, arrivavano le persone, ripartivano, per cui c'erano persone che c'erano persone quelli che si chiamano gentili, per cui pagani, non avevano Dio, e c'erano persone ebrei, circa 50.000 ebrei vivevano a Colossi. E per cui c'erano sia tante persone di tante culture differenti, sia tante religioni differenti. E qui c'era una chiesa che era piccola. E quello che mi piace di questo libro è che Colosse parla di qualche cosa che io conosco bene, di una chiesa piccola ma che sta in un posto grosso. La nostra chiesa è piccola, ma siamo in una città grossa per la zona Montefiascone, che è circa tra quelli che sono registrati, quelli che non sono registrati, e anche con le persone che vengono, c'è una media di abitanti di circa 18.000 abitanti, per cui è grossa per la zona nostra. E questa è una chiesa piccola. Ora, una chiesa piccola come quella di Colosse, in una città grande come quella di Colosse, assurge all'onore di essere messo sulla Bibbia. E questa è una cosa importante che dice non importa quanto sei piccolo, importa la tua fede in Cristo, importa che come chiesa sei forte in Cristo. È per questo che mi piace questa lettera. A Colosse c'era una chiesa, e Paolo dice, scrive così di questa chiesa, prima Colossesi 1 versetti 3 e 4: noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Gesù Cristo e dell'amore che avete per tutti i santi. Paolo, che era a Roma, in catene, aveva sentito parlare della fede, della salvezza di una chiesa piccola così, Colossi. Immaginatevi la distanza all'epoca tra Roma e come dire che c'è adesso una chiesa che si sta incontrando in Antartide, e noi a Montefiascone sappiamo di questa chiesa che si incontra in Antartide, più o meno le distanze sono quelle. È arrivato agli orecchi di Paolo la fedeltà di questa chiesa. Perché se c'è una chiesa felice, fedele, Paolo deve scrivere a questa chiesa? Scrivi magari a una che ha problemi, no? Ne ha scritte tante. La chiesa di Corinto c'era una marea di problemi, ne ha scritte due di lettere, a Pagoni c'aveva problemi. Perché scrivere a una chiesa che sa? Sapete, Paolo si stava preoccupando per i credenti di Colosse perché temeva che potessero togliergli la gioia di servire Cristo e di seguire Cristo. Molti avevano cominciato a dirgli a Colosse, a questa chiesa, ma Gesù non basta, soprattutto quelli della vecchia tradizione ebraica, dicevano, no, bisogna aggiungere queste cose, bisogna fare queste feste comandate, bisogna festeggiare questi nuovi lunni, bisogna non mangiare questo ma mangiare questo, ok? Questi sembravano credenti, ma erano pseudo credenti. Che cos'è uno pseudo credente? Un credente simile è uno che aggiunge cose alla parola di Dio che Dio e Gesù non hanno mai aggiunto. Una messa in suffragio è un'aggiunta. Nessuno dice che dobbiamo mettere una messa, un servizio per una persona morta. Un rosario, per esempio la preghiera cattolica, è una cosa aggiunta, non è scritta nella Bibbia. Un astenersi da questo tipo di carne piuttosto che da quest'altro, a meno che non ci siano problemi dietetici, problemi religiosi, è un'aggiunta. Un pellegrinaggio al tale santuario, bisogna andare tutti quanti alla Madonna del Monte. Dobbiamo portare al collo una determinata medaglietta con un santo particolare.
Insomma, Gesù più qualcosa. Gesù più qualcosa. Vi faccio una domanda retorica, una domanda che è scontata. Avete mai incontrato qualcuno simile in Italia? No, vero? No, è chiaro. Siamo tutti santi. Sapete, qualche volta è più facile parlare con un altro. È più facile parlare con un altro. Un altro tanto non sa niente. È in negazione di Dio. Ma con uno pseudo credente gli dice, ma no, tu c'hai Gesù, noi ci abbiamo Sant'Antonio, la Madonna, così via. Sai, è importante come rispondi a queste persone. È importante come rispondi a queste persone, non tanto per come rispondi te e per quello che puoi dare di testimonianza alle persone, ma soprattutto per quello che tu pensi nella tua vita. Se tu sei saldo o sei salda o se tu cedi, perché se tu cedi dici vabbè, in fondo credi in Gesù e va bene, ma stai creando una piccola frattura alla tua fede dicendo che ok, Gesù serve, ma serve Gesù e un piccolo danno oggi, un piccolo danno domani, la tua fede poi casca. Allora, come rispondiamo a queste persone? Vi posso dire come ha risposto Paolo. Colossesi 2, dal versetto 16 al versetto 17. Paolo risponde così. Questi di cose facevano queste cose, no? Gli dicevano, ma guarda, devi mangiare questo, quest'altro. E Paolo evidentemente gli avevano detto, perché anche c'era una persona, Onesimo, che era stato a Roma, a cui gli aveva riferito, e dice così: nessuno quindi ha diritto di criticarvi per ciò che mangiate o bevete, né se osservate o meno le festività ebraiche del sabato o della luna nuova, perché queste erano soltanto l'ombra delle cose che dovevano venire, ma la sostanza è Cristo stesso. La sostanza è Cristo stesso. Paolo dice, oggi c'è l'ombra, no, purtroppo non c'è abbastanza sole, perché se no volevo farvi vedere l'ombra. Paolo dice, quelli stanno seguendo l'ombra. Ma l'ombra è proiettata da una persona che è vera, che è Gesù. Tu fai che quelli seguano l'ombra. Tu segui Gesù. Perché tu stai seguendo la cosa vera. La cosa vera, non l'ombra. Direi alla prossima. Colossesi 2,12 dice così: a causa dei vostri peccati e della natura corrotta, voi eravate morti. E questa è la situazione. Voi, Colossesi, che adesso c'avete tanta fede, eravate morti perché eravate corrotti e c'è stato un peccatore. Ma Dio vi ha dato la vita in Cristo. Ecco la sostanza. Dio ha perdonato tutti i vostri peccati, cancellando l'atto di accusa contro di noi, che è stato tolto di mezzo, inchiodato sulla croce. Ecco la sostanza. La sostanza non è solo il perdono, perché una cosa è essere soltanto perdonati. Paolo dice, qui non siete stati perdonati, ma è stato cancellato l'atto di accusa. Voi sapete che, perché no, l'ho testimoniato una volta, che noi avevamo una causa, svariate cause, tipo 7, 8, 10 cause con il comune, una cosa ingiusta tra l'altro, ma per almeno 6 volte ci avevano dato torto, per una cosa giusta, fino a che la Cassazione ha detto no, non mi importa delle 6 volte, 10 volte che gli hai dato torto. Questo c'aveva ragione, però per cui che cosa ha fatto? Ha cancellato le 6 sentenze avverse contro di noi. E attenzione, io qui c'avevo ragione, erano giusto. Dio ha fatto una cosa differente, ha cancellato le condanne per noi che eravamo colpevoli. Noi ci meritavamo la punizione e lui l'ha cancellato. E ditemi se una cosa del genere non è gioia,
allora non so dove è la gioia. Qui la sostanza della gioia è l'avere cancellato tutti quanti i nostri peccati. Mi dai la parola? Prima Colossesi, versetto, capitolo 1, versetto 13. Egli, Gesù, egli ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha portati nel regno del suo amato figlio. Non siamo soltanto stati perdonati, non soltanto la condanna è stata cancellata, ma Dio mi ha dato, mi ha tolto dal potere di Satana. Satana non può più farmi niente, io sono intoccabile per lui, non può nemmeno avvicinarmi. Se non c'è gioia nel sapere che Satana non può più ricattarmi, ditemi dov'è la gioia. Colossesi 1:22. Ma ora Cristo gli ha dato la pace con Dio per mezzo della morte del suo corpo fisico sulla croce, per presentarvi a Dio santi, senza difetto e al di sopra di ogni accusa. E se non c'è gioia a sapere che Dio mi vede, come dice, santo, senza difetto e al di sopra di ogni accusa, per cui innocente, se non è gioia questa, ditemi dov'è gioia. Sapete qual è il problema del perché spesso non troviamo gioia? Perché noi pensiamo a noi stessi ancora come eravamo prima, come se Gesù non fosse mai arrivato e come se Gesù non lo avessimo mai accettato. Ci vediamo ancora deboli, ci vediamo ancora peccatori, ci vediamo ancora intimiditi da tutto quanto il resto del mondo, non ci sentiamo buoni abbastanza a fare niente, dei gran fallonori. Non siamo mai capaci mai queste cose, signore, no, io non le so fare. Ci sentiamo, in una parola, distanti da Dio. Ci avete presente quando pregate sembra che le vostre preghiere rimbalzino sul soffitto, no? E casa. Prego, prego, ma poi non sento niente. E la gioia non è il sentimento, come dice al Signore. Vi è mai capitato di svegliarvi così? Non mi dovete rispondere, tanto le cose sì. Capita a tutti, capita a me, capita a qualsiasi credente. Però attenzione, ho detto ci sentiamo, non siamo. Noi ci sentiamo. Spesso noi pensiamo troppo a come ci sentiamo noi e ci dimentichiamo di quello che siamo. Perdonati, cancellato la lettera d'accusa contro di noi, senza più possibilità di essere toccati da Satana. Sono tutte cose per cui dovremmo gioire, dovremmo alzarci dal letto e saltare tutti quanti i giorni appena svegliati sul letto. Magari se la moglie o il marito dorme, non sarebbe una grande trovata, però dovremmo fare questo. Sì, signore, io sono salvo, sono perdonato. Tutte le mattine invece ci svegliamo, un'altra giornata. Attenzione, ci sentiamo. Sapete per cosa Paolo? Sapete per cosa Paolo, che a Roma è in catene? Cioè, Paolo parla di gioia e lui è in catene. Non so se vi rendete conto della situazione. Lui è in catene. L'ho ripetuto altre volte. Sapete com'era la situazione di Paolo? Paolo era incatenato a un militare romano. Perché la legge era questa. Per evitare che i prigionieri politici rifuggissero, lui non è che gli mettevano catene, lo incatenavano con un altro, che la condanna era pure per quell'altro. No? Per cui lui faceva tutto quanto, anche le cose corporali, e qui non mi dilungo, con quest'altro a fianco. Non è che uno proprio gioisce per dire, non so poi quanto fosse, la catena era abbastanza corta, non è che dice, sa, c'è una catena da qui a... erano incatenati, per cui lui gioisce a Roma, per questo, sì, forse sì, uno, sì, quella. Chiediamo anche che siate fortificati dalla sua gloriosa potenza, sta parlando sempre di Gesù, per crescere nella pazienza, nella perseveranza, ringraziando con gioia il Padre che vi ha resi degni di far parte insieme agli altri santi del regno della luce. Ma guardate,
un attimo la seconda parte del, del versetto. Paolo gioiva di che cosa? Del fatto che i Colossesi, dice, erano resi degni del regno di essere insieme a tutti i santi. E ripeto, non è i santi quelli con un cerchio sulla testa che aleggia sopra, ma quelli che sono separati, distinti, diversi, messi da una parte per Dio. I Colossesi sono degni, nonostante continuassero ad essere peccatori, perché i Colossesi non erano perfetti, degni nonostante non provassero ragioni ogni giorno. Per cui, se tu non provi ragioni ogni giorno, ricordati che comunque sei degno, comunque sei degna, e sei santo, comunque sei santo. Paolo aveva sentito che i Colossesi erano tosti, che in mezzo a tutti quanti questi falsi dei, a quelli che volevano aggiungere oltre a Cristo, loro resistevano. Infatti aveva detto: abbiamo sentito della vostra fede in Gesù Cristo. Abbiamo sentito, è una cosa famosa. Ma Paolo sapeva che erano umani, erano esseri che avrebbero potuto provare lo scoraggiamento, che sarebbe stato faticoso per loro mantenere la pressione del mondo dall'esterno. È per questo che li stava incoraggiando. Ti trovi in questa situazione? Ti sei trovato in questa situazione? Ci sono momenti in cui sei sotto pressione, sei scoraggiato, sei scoraggiata, sei a terra, sai di avere la fede, ma ti sembra non bastare. Paolo ha la soluzione, che si trova in questo versetto. Guarda la prima parte. Chiediamo anche che siate fortificati dalla sua gloriosa potenza per crescere nella pazienza e nella perseveranza. Quello ci funziona. La vostra fede va bene, dice Paolo. La vostra fede va bene. Non vi serve altro. Però dovete crescere. Dovete continuare a crescere. Perché fino a qua ci siete arrivati, ma non è che dovete fermarvi qua, ma dovete arrivare a crescere sempre. È per questo che prega che vengano che aumentino due cose, la pazienza e la perseveranza. Ora, se voi andate sul greco, le parole che usa Paolo sono in greco e sono, in pratica sono sinonimi. Non ve li dico, ce li ho qua, ma è inutile che vi dico qual è il greco. Solo che la prima, pazienza, upomone, è una pazienza gioiosa. Upomone significa pazienza gioiosa, mentre macrotumia, non so come si dice, è pazienza rassegnata. Per cui Paolo dice: voi dovete crescere nella pazienza gioiosa e nella pazienza rassegnata. Che cosa significa? Che alcune volte tu sperimenterai una pazienza gioiosa, la pazienza, quella che oggi non c'è in Morgana, la pazienza di aspettare 9 mesi, quella è una pazienza gioiosa, cioè la gioia di aspettare una vita che viene, una pazienza gioiosa di aspettare una promozione che sai che scatterà automaticamente perché sei arrivato a quel livello di carriera dove ti devono per forza promuovere, la pazienza gioiosa di aspettare il tuo sposo, la tua sposa che stanno tornando da un lungo viaggio. Questa è una pazienza gioiosa. Questa è quella facile da sperimentare, però Paolo dice: tu dovrai sperimentare anche, devi crescere anche nella pazienza rassegnata. Pazienza di aspettare che finiscano le bombe sotto un bombardamento di una città. La pazienza che aspetti che la maldicenza che gli altri hanno messo in giro su di te smetta, cessi. La pazienza che arrivi un altro concorso, perché quello dove tu dovevi vincere è stato vinto da uno che ha raccomandato. Questa è una pazienza rassegnata, di dire: passerà, ma da passata, vero? E c'è un bel po' di energia da mettere in campo, perché la pazienza gioiosa è facile,
Ma la pazienza, pazienza, quella paziente, quella rassegnata, quella ci ricorda. Resistere al mondo degli attacchi e crescere nella perseveranza. Allora, dove trovo l'energia? Dove trovo tutta quanta questa forza? Colossesi 2, versetti 6 e 7. Colossesi 2, 6 e 7. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati ed edificati in Lui, saldi nella fede, come vi è stata insegnata, e abbondando nel ringraziamento. Ora ci sono tre azioni da compiere, anzi quattro azioni da compiere. Quattro. Tre sono azioni che proprio vanno in tre direzioni, in avanti, in basso e in alto. L'arrivazione è: devo camminare con Gesù. Devo camminare con Gesù. Il versetto dice: così camminate in Lui. Camminate. Uno normalmente non cammina verso dietro, vero? Cammina, si cammina verso avanti, per cui gli dice: andate avanti, progredite, progredite. Dobbiamo continuare a muoverci, ma come? Camminate in Lui, dentro di Lui, dentro di Lui. Che significa? Che all'interno del suo potere, all'interno del suo volere dobbiamo camminare. Questo cosa significa? Significa agire come agirebbe Gesù, guardare gli altri e il mondo che vediamo con gli occhi di Gesù, fermarsi e pensare cosa farebbe Gesù. L'ho detto l'altra settimana, questo movimento che era in America una ventina d'anni fa, What would Jesus do? What would Jesus do? C'erano anche le collanine con WWJT. Le persone dicevano: ok, io quando mi alzo la mattina devo incontrare il mondo e pensare a quello che farebbe Gesù. È una cosa importante. E quello è camminare in Gesù. E quello è camminare nella vita. La seconda azione che dobbiamo fare è: devo mettere radici in Gesù. Devo mettere radici. Il versetto dice: così camminate, radicati in Lui. Radicati, le radici. Ora, le radici servono per fissare una pianta in maniera solida, sprofondare dentro, prendere nutrimento, radicare qualche cosa che va in giù e prende e porta su. Questo dove lo troviamo? Semplicemente significa leggere la parola ogni giorno. Leggere ogni giorno, la parola ogni giorno. E se il primo movimento, se la direzione orizzontale era quella dove incontro le persone ogni giorno, questa è la direzione verso la profondità, dove incontro Dio ogni giorno, pregando quotidianamente, aprendo la Bibbia, meditando i versetti, memorizzando i versetti. La terza azione che devo fare è questa: devo costruire su Gesù. Il versetto dice: radicati ed edificati Lui, costruiti Lui. Ora che ho ricevuto Gesù, devo costruire sulle fondamenta. Sulle fondamenta di Gesù. Sappiamo che Gesù è stato interpretato più volte come la pietra angolare. Su quella pietra angolare, su quella cosa solida, io devo costruire, devo aggiungere mattone su mattone, edificare una torre che non sia quella di Babele, una torre che gli altri vedano, che vedano. Dice: oh, ma un attimo, ma quello è edificato su Gesù. Guarda, quello è il fondamento. Tutte le cose che sta facendo sono come le farebbe Gesù. E la gente significa, e la gente vede e è attirata da quelle cose. Ci è bene se è male, ma è l'importante che edifico su Gesù. Questo che cosa significa? Questo significa offrire la mia vita e le mie opere, quello che faccio, come testimonianza vivente. Come testimonianza vivente. Questa è una direzione verso il lato, qui abbiamo la direzione, andare a camminare, radicati, profondare, la direzione verso l'alto. Siete presente come la croce? Giù, là e su. Questa è la croce. È la croce di Gesù. Questa è la direzione verso l'altezza, quella dove incontro ogni giorno le potenze
che vorrebbero farmi male e che vorrebbero distruggere la mia torre, e io sono salvo se sono in Gesù, se faccio il potere di Gesù. Ma c'è una quarta azione che devo fare, che forse è fondamentale. Mentre vado avanti, vado in profondità, vado su. Devo ringraziare abbondantemente, dice Paolo. Paolo alla fine della frase dice virgola, non so se c'era la virgola in greco, ma non, no, perché non c'è punteggiatura, e abbondando nel ringraziamento, come tutto questo, radicali, edificati, sani nella fede, e abbondando nel ringraziamento, è posto lì come cosa importante da fare. Questo che cosa significa abbondare nel ringraziamento? Pregare. È la preghiera, è la preghiera. Sempre, in ogni luogo, in ogni momento, in ogni istante. Perché la ricchezza è a nostra portata di mano, grazie al Signore Gesù. In conclusione, il secondo capitolo del come trovare la gioia nel 2018 ci mostra che per avere gioia dobbiamo continuare a crescere, non dobbiamo continuare a fermarci qua. Come Chiesa dobbiamo continuare a crescere anche numericamente, ma noi come credenti dobbiamo continuare a crescere radicali, prendendo, attingendo al potere di Cristo e della morte. Dobbiamo continuare a crescere agendo come Gesù, mettendo radici nella sua parola, costruendo una vita da credente che gli altri vedano, e pregando in abbondanza, in maniera abbondante. E se hai qualche dubbio su cosa dovresti fare per il Signore, ti lascio con un ultimo versetto, sempre di Colossesi. Paolo dice Colossesi 3, versetto 17. Colossesi 3, versetto 17. Qualsiasi cosa fai, qualsiasi. Che cosa significa qualsiasi? Significa qualsiasi. Stai facendo il pranzo? Quello è qualsiasi. Stai lavorando? Quello comprende qualsiasi. Stai parlando con un amico? Quello è qualsiasi. Stai pregando? Quello è qualsiasi. Qualsiasi cosa fate o dite, fatela come rappresentanti del Signore Gesù. Questa è una cosa importante, Paolo, che dice: le persone guarderanno in te e tu in quel momento sei Gesù per la persona che è davanti. È un bel impegno, è un bel impegno. Qualsiasi cosa fate o dite, fatela come rappresentanti del Signore Gesù. Come? Ringraziando Dio Padre per mezzo suo. Questo che cosa significa? Che nel momento che tu sei rappresentante, tu non sei da solo. Tu non sei da solo. Perché tu nel momento che rappresenti Cristo, sei insieme a Dio e a Gesù. Come? E come ha fatto Dio e Gesù a essere insieme a Dio? Tramite lo Spirito Santo. Tramite lo Spirito Santo. È la terza persona della Trinità. La terza persona della Trinità sarà costantemente con te per aiutarti a essere rappresentante del Signore Gesù. Prendiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù, grazie di tutto quello che hai fatto. Grazie per aver cancellato la lettera di condanna che c'era su di noi. Grazie per averci trasportato nel tuo regno, nella tua potenza, e grazie perché hai impedito che Satana ci potesse più toccare tramite la tua potenza. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, o sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega nel tuo cuore che queste cose siano con te. Sì, Signore Gesù, io voglio trovare gioia, voglio trovare la gioia in te in questo 2018. Voglio impegnarmi a cercarla, perché so che tutto quello che hai fatto per me è gioia, è gioia. E per questo voglio continuare a crescere nella parola, voglio continuare ad andare giù con le mie radici, attingere dalla tua parola, succhiare il nutrimento ogni giorno leggendo abbondantemente.
e voglio continuare a camminare interagendo come te durante la giornata, essendo un rappresentante tuo di fronte agli altri, chiedendo allo Spirito Santo in ogni momento della mia giornata, quando sarà anche più difficile, che voglio costruire la mia vita di credente perché gli altri vedano che il fondamento sei tu. Infine ti prometto, Signore, di ringraziarti, di abbondarti in abbondanza, di pregare ogni giorno, in ogni momento, in ogni istante, perché so che tu sei insieme con me, che tu mi ami e tu mi hai salvato. Queste cose io le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.